ragazzi, se questo video arriva a 20k like, famo anche il tour della cameretta di Spawn. Io non c'ho neanche una camera. Come non c'è manco una camera? Ho mezzo appartamento e la mia camera adesso. Ah. E non ho una porta, quindi non è proprio una casa. E io che stavo pensando che dormissi sotto i ponti, invece no, no. Non so perché abbiamo proposto questo video. Non ci sembrava una grande idea, però è un anno che ci rompete le palle che volete vedere la camera di Spawn. Dopo la camera di camper, finalmente ecco la mia. Perché dopo un anno, se i like li ha fatti dopo mezza giornata? Perché camera mia è perennemente in disordine. E casualmente, proprio ieri, un uccellino me l'ha riordinata. Non mia madre, perché non la vedo da un po', non mio padre, perché non mi vedrebbe mai la camera. Un uccellino mi ha riordinato la camera adesso. È vero? No. Ah, perché la camera mia l'ha smontata Leo, quindi. No. Ah. E adesso la camera mia è ordinata, o almeno accettabile. Una cosa, tutto quello che vedrete in questa stanza, o quasi tutto, ci mettiamo il corrispettivo link di Amazon in descrizione. Così ci grabbiamo un po'. Così diamo un senso a questo video di merda. No! Da dove cominciamo? Cominciamo dal mio armadio quadrato di Ikea, che hanno tutti gli youtuber seri di un certo calibro e che tu non hai camper. Io ho di meglio. Ieri questa mensola, come si chiama, uno scaffale, un armadio, una mensola? È un 147x147 white di Ikea. Aveva più o meno tutte le 12 caselle, no, 16 caselle piene di scatole. Perché io mi sono accorto di essere un accumulatore serio di scatole. Perché se una scatola è bella, perché non tenerla? Cioè, guarda. Chi di voi non tiene le scatole belle? Cioè, no? La scatola della 1070 Ti è proprio bella. Infatti c'ho sia la mia che quella di camper. La scheda video è proprio una bella scatola. Quindi c'è sia la mia che quella di camper, perché il camper le butterebbe via. Ma io le tengo per metterci dentro i viti, bulloni, cavi. Non puoi tenerle se ho io le tue. Ah, hai capito adesso che ho tutto doppio. E allora che cazzo c'ho io? E tastiere ne ho 34, perché sono belle le scatole nonostante non... Non perché ce ne hanno inviate 34. No, no, no. Le mie letture importanti. Sì. No, fallo cadere. No, il capitolo 59 e 58 di Naruto. Solo questi due, perché gli altri li leggevo online. Sorvoliamo, Dexter. Sorvoliamo. Sorvoliamo il Lucati Crew. Il regalo di mia madre dei, boh, 20 anni. All You Need Is Love. Ti ha visto molto solo. Sì. E tua mamma, cosa ho fatto? Ma per cominciare fai lo youtuber, per finire fai lo youtuber. Giochi troppo League of Legends e sei sempre al computer, quindi regalo una roba da leggere che non sia il computer. E All You Need Is Love, penso sia... Lei non sa neanche di cosa tratta il libro, però il titolo era accattivante e un messaggio abbastanza diretto. Diciamo la verità, prima di avere questo scaffale avevi una scrivania che era in bilico e la usavi come mattone per... Non no? È Detective Gallo. Comunque, questo libro qui ve lo consiglio, ragazzi, bellissimo, ho letto il primo capitolo. E è L'economia spiegata con le canzoni dei Beatles, quindi è un libro di economia più che di amore. Non c'entra un cazzo l'amore, è il primo titolo che ha trovato e molto clickbait. Non l'ho finito, mio papà l'ha letto e ha detto che è bellissimo. Ma non mi dire. Però tipo i miei amici che leggono i libri dicono: ah sì, quello di Rampini, il famosissimo, tutti lo conoscono tranne me e probabilmente anche te. Questi qui sono due paia di occhiali Camion. Ah, Camion, perché devi fare una camioterapia. Non curano il cancro questi occhiali, però possono provocarlo se li indossi, secondo me. Ci ho fatti mandare due paia di questi occhiali, che sono quelli che usa anche Tyler Strikes nei suoi video prank, eccetera. Hai presente, camper? Sì, due anni fa, insomma. Li abbiamo mai usati nei video? No, fortunatamente. Comunque, in discoteca, rimorchiate un botto, scrivete e send news e vedete che più uomini che donne vi fanno i complimenti, però ogni tanto trovate anche la controparte femminile. Se All You Need Is Love e siete molto depressi, possono funzionare. Dopo voglio un'inquadratura sui bidoni della carta, che sono diventati tre anziché uno, con tutte le mie scatole buttate via. Tipo tutti i joystick di SCAF, di tutto. Fai vedere i joystick, scusami. Tutti i joystick di scaffo. Codice Noob, 5% di sconto. Ah! Quella scatola contiene almeno 600 euro di roba mai usata. Allora, joystick della PlayStation 4 Pro che abbiamo comprato nuova, ma il joystick non mi serve più, quindi è ancora incartato. Joystick Xbox scaffo brandizzato Pamage. Chi cazzo lo conosce Pamage a parte me e camper? Ormai nessuno. Forse adesso è tornato forte con Fortnite. Ma che ne so io? Si messo a fare Fortnite Pamage. Joystick blu della Play, regalato all'evento Sony. Joystick bianco della Play 3, perché ne avevo tutti i colori e poi non li distinguevo. Non si vuole essere discriminatori, insomma. Non distinguevo quello nuovo da quello vecchio. Se avevo quello vecchio non mi funzionavano le due R2 e quindi finiva rotto. Joystick della Play 4 prestato a camper che gioca a FIFA e che me lo smonta. E puoi prestarmi un joystick visto che ne hai due. Sì, può darsi. Un altro joystick di Xbox. Ma tu non hai venuto all'Xbox, scusa? Sì, l'ho venduta, mi sono dimenticato di vendere i joystick. Infatti mi ha detto tizio: ma potevi darmeli i joystick? Aspetta, effettivamente potevo darteli. Ma dove sono messi? Dove li ho messi? Boh.
Hey, joystick oro, scaff. 24 carati. Minchia, ho acceso la Play. Ho acceso 4 console in giro per il mondo schiacciando il tasto home di questi joystick, penso. E qua? Ce n'era dentro uno? L'Impact, ecco cosa c'è dentro, il joystick della Play a forma di joystick dell'Xbox. Allora, questo è in disordine perché qui ovviamente non ci stava e non potevo non mettere Need for Speed Carbon. Tarocco? E... no, Tarocco, è... vedete che c'è, fanno i giochi Platinum, che sono quelli dopo il milione di copie. Questo l'hai stampato tu? Questo l'ho preso da GameStop? Ragazzi, questa cosa qui è Tarocco. È originale, da GameStop! Ma chi te l'ha venduto l'ha preso per il culo? Avevo i Feels qualche anno fa e ho detto, voglio giocare Carbon. Questo qui è della Stopaz, il cambio che mi ha prestato, nonostante abbia 200 premi, a me fa cagare. Quindi... non lo mettevo in dubbio. Ah, la mia passione infinita per le carte e per i giochi di prestigio. Camper, vuoi per caso un gioco di prestigio? No. Eravamo d'accordo che ci si... Cameraman, vuoi il gioco di prestigio? Se vuoi do il cambio. No, facciamo... con la cameraman così è proprio in prima persona, no? Ah, è POV. Sì. Ok, prendiamo un mazzo di carte. Queste sono delle bicycle normali, proprio da cartomagia, eccetera. Allora... facciamolo rapido e indolore. Faccio vedere che questo qui è un mazzo chiaramente tutto diverso. Lo mescolo io perché il cameraman con una mano non ce la fa e secondo me neanche con due. Allora, scegli una carta, cameraman, e mostrala in camera e non farla vedere a me. No, aspetta, quelli pensano che poi te l'avevo fatta scegliere io. Scegliere una di queste. Questa qui non te l'ha fatta scegliere lui, vero? L'hai vista? Ti piace? E inserisci in un punto dove vuoi nel mazzo. Ok. Ora io chiudo. Non sto facendo tagli col mignolo, che non sono capace. Sto imparando, ma da 3 anni sto imparando. Rimescoliamo. Non tagliare, camper, che devono essere convinti che il mio gioco sia. Spero non sia l'asso dei cuori che mi ha appena caduto. Ora, con un gioco mentale notevole. Porco di... ho fatto un disastro quando ho fatto il mio miscuglio magico. Rifacciamo il gioco. Basta! Sei capace, Giovanni? Sì, sono capace, solo capace. Non fa per te, lascia fare queste cose a Jack Nobile. Vuoi per caso un trucco con le carte giganti? No! Beh, qui abbiamo finito, dai. Qui c'è Soldato 76 con Lee Sin. Lee Sin regalato da voi comunque, grazie ragazzi, un ottimo regalo che ho apprezzato. Ma quanto giochi a Overwatch tu? Un botto, vero? No, sai perché? Serve la sua scatola, perché è il treppiede per la telecamera. In base a come devo tenerla alta, uso Soldato, la bottiglia di Ferrari o Call of Duty Black Ops 3 e le metto lì a fianco al Blue Yeti per avere una camera abbastanza alta, perché il nostro treppiede è alto così e non va bene, è questo. Se una persona guarda questo fondale, pensa che cosa? Che Giova sia un amante del calcio, tifoso sfegatato della Juventus. Anche di 11 11 campioni, sono tifoso sfegatato. Di Disney, chiaramente amante di Disney Channel, un alcolizzato depresso cronico e un amante di Overwatch. E un grande fotografo e dubbi sulla sua sessualità. Non c'è qua dentro, la bacchetta di Diego. Uno scettro e dignità. La dignità. Dignità. Ah, le scatole dei miei due telefoni. Io ho comprato il telefono nuovo. Non perché sono un consumista del cazzo, ma perché questa è la fine che ho fatto il mio vecchio telefono. Domanda: troppe. Quante volte è caduto quell'S8? Troppe. E quante volte è caduto l'S9? Una volta perché un ubriaco mi ha tirato, mi ha fatto alzare da terra e mi è volato di mano. E domanda: da quanto ce l'hai l'S9? Da 4 giorni. Ed è già caduto una volta. Apro un sondaggio: secondo voi l'S9 farà la fine dell'S8? Tra un anno scopriremo la dura verità. Ora, puoi fare vedere cortesemente la tua postazione gaming? Che è quello per cui hanno aperto il video? No problem, guys. Allora, cominciamo da la mia sedia Aquarius bellissima, con il pollo a destra aggirato al contrario perché è scomodo. Poi, beh, è identica alla tua. Solo vecchia di qualche anno, visto che io non ho un Blue Yeti. Io ho gli scarti delle cose che abbiamo anche da casa di camper. Allora, ho il mio Blue Yeti, ho le mie Astro 50, io lo madafacca, distingo le tracce audio e video 4 volte. La Play, il mio tappetino che è immortale. Questo qui l'abbiamo fatto, abbiamo fatto l'unboxing, è quello di Cooler Master, non so se ti ricordi. Sì, ci abbiamo tirato su pesche, mele. Swedish unboxing. Time, cos'è che era? Facciamo la parodia di Regular Ordinary Swedish Meal Time. In poche parole, ci sono su coltellate, mazzate, se preso e questo quello. Tappettino era grande, più o meno, tanto così di più di qua e tanto così di più di là. Però succedono queste cose qui, vedi che si alzano? Quindi io prendo la forbice, ho il taglierino e gli faccio il contorno una volta ogni 6 mesi. E sta diventando sempre più piccolo. Vedi, qui c'è ancora un po' di segno di Cooler Master del logo, però non c'è più. E finché non diventerà più piccolo di questo, userò questo qui personalizzato che ci hanno fatto con la scritta Spawn. Però per ora più grande è meglio, perché i veri pro player devono usare sensibilità zero e fare così col mouse, giusto? Non possono fare i micromovimenti. Questa qui è la mia tastiera che fa un sacco di casino, però la preferisco quella silenziosa che ho là, perché
Ti sembra di essere più un pro player, sto facendo casino con la tastiera? Non è vero? Poi, i miei due schermi messi così, perché se li guardo dal mio letto sembra un monitor curvo e mi sento molto più ricco. Ma però, cade l'occhio sulla webcam da 20 euro messo sopra il primo schermo. Che è questa webcam? Perché non volevo buttarla via. Domanda, hai un camlink? Hai una fotocamera? Perché tenere la webcam? Ho un camlink. Camlink, link in descrizione. Il camlink, per chi non lo sapesse, è un momento didattico, permette a una fotocamera di diventare una webcam. Comodo per chi fa streaming o video su YouTube. Questa luce è ottima come cosa da comprare su Amazon, secondo me. Adesso vi mostrerò la mia luce. Va bene, se la spiego. Sì. Magari l'acquisto e facciamo soldi. Camera perplessa. Allora, potete vedere che qui si accende e si spegne con il touchscreen. E voi potete decidere se mettere il caffè e quindi farla più gialla, o la lettura e farla più bianca. Potete scegliere se abbassare un po' l'intensità o alzare l'intensità. Ma ti fai anche la abbronzatura? Con quella del caffè, secondo me, un po' di abbronzatura potresti fartela. E è mega touchscreen, e qui c'è pure un USB per caricare il telefono. E sappiate che questa qui è la principale fonte di illuminazione dei nostri video in cui io sono a casa mia. Allora, guardate che bello il mio computer. Devo riaccenderlo un'altra volta, suppongo. No. Le luce te le voglio, c'ho il LED. Allora, cosa c'è dentro qui? Le RAM ultraviolette, il dissipatore a liquido che ci ha messo Blink, il LED che ci ha messo Blink, la 1080 che ci ha messo Blink, l'alimentatore che ci ha messo Blink, l'Elgato HD60 Pro che ho messo io. Ma i quintali di polvere ce li ha messi Blink? No, è camera mia un po' in disordine. E qua dietro c'è il mio vecchio computer. Che funziona l'appoggio stampante? Sì, se no la stampante è stata un po' in terra e quindi vengono sui fogli impolverati. E non posso portare le fatture al commercialista impolverate con sopra l'inchiostro pure al laser, quindi non va molto bene. Questo è il tasto che io ho rinominato "fai succedere un disastro nucleare in via Brombase", perché mi ricorda molto quel ragazzo arrabbiato per la multa. E io ho deciso che ogni volta che lo schiaccio esaudisco il suo desiderio, quindi farò succedere un disastro nucleare in via Brombase. Non vi dico le volte che l'ha già schiettato Leo. Diverso hobby preferito. Arriva a casa mia. Aspetta, Giova. Ah, sì. Ottimo, ora sto meglio. No, camper, così lo rompi. Poi qui c'è un telo rosso che abbiamo usato per l'intervista doppia, giusto? Sì, perché è rimasto ancora lì? Perché non è brutto lo sfondo rosso, devo dire. Mi piace, piuttosto che bianco. Bianco poi si sporca subito, rosso è bello. Qui c'è una cartina del mondo comprata da Tiger a 4 euro. Perché non avere un planisfero da Tiger per soli 4 euro? Perché? Allora ragazzi, ditemi se anche voi quando entrate da Tiger uscite con le tasche piene di cose che buttate via appena arrivate a casa. Spoiler, non entro da Tiger. Cioè sì. Quelle sono le cartine che compri in prima elementare quando studi l'Europa. Sì, ma io sono affascinato dal mondo, camper. L'Europa? Devo comprare, pensavo fosse del mondo, non è che porca troia, lo vedi che è l'Europa? Sì, io non c'ho neanche andato a casa e dopo prendo un planisfero, invece è una cartina d'Europa. Qua sopra cosa c'è? Dei pesi da 2 kg che evidentemente non uso. Un regalo di Leo, la spada di Sasuke di quando lui era nella modalità mi alleno con Orochimaru e faccio uscire le scintille dalla spada, che c'ha tipo la lama che è più affilato a questo tocco di legno. La scatola della discordia. Ma non c'è la scatola della discordia? Sì, perché me l'hai buttata via. Era la scatola in cui tenevo tutte le cose mega segrete che non volevo venissero sgamate, tipo la cocaina. O i cazzi di gomma. Esatto, l'ho buttato via tutto, quindi non c'è più niente. Cos'era questa? La scatola dei ricordi. La scatola dei ricordi. Allora, la scatola dei ricordi, cosa c'è dentro? I vostri regali comunque, ragazzi. Questa era fatto la storia. Te li ricordi? La mia memoria ha rimosso il tutto. Perché quando perdi... Preservo la mia dignità, almeno nella mia mente. Quando sono andato a McDonald's per avere la sorpresa delle super kick, erano finite e mi hanno dato i gattini coi cuori. Non so cosa sia peggio. Quando sono tornato da McDonald's per riaverla di nuovo e mi hanno dato Snoopy con il timbro della zampina. Ma un biglietto con fatti nella vita non te l'ha dato? No, non c'è nient'altro, è una scatola dei ricordi. Ho dei ricordi di merda, ho solo occhiali. Potremmo chiamarla la scatola degli occhiali, forse. Ah già, per chi non credesse che è una camera, c'ho anche il letto. E io dormo sfortunatamente o fortunatamente in mansarda. E la mia camera... Ma questo è sintomo di craniate corpose. Io non le prendo più. Tu non sei abituato e spesso torni con la testa fratturata a casa. Questo è il mio letto, perché ho bisogno di spazio. E non ho una porta in camera da 5 anni. Infatti si può vedere che all'alba io mi sveglio col sole negli occhi e ho trovato una soluzione con una ottima tenda nera. Camper, ma perché dormi fino all'una di pomeriggio? Sai, ho delle tapparelle e una porta. Questo è il massimo di buio che si può avere in camera mia quando non è buio pesto. Grande! E devo ancora capire se siamo in una tendopoli o in un appartamento. Ora possiamo dare una risposta al perché ci avete impiegato un anno per fare questo video? Perché è una camera di merda! Non è una camera di merda, è bellissima la mia camera, solo che è spesso in disordine. Ok ragazzi, questo era il video cosa c'è nella mia stanza.
E spero che col montaggio sia venuto meno cringe di quanto è stato registrarlo. Camera triggerata davanti, lascio chiudere lui prima che finisca male. Questo è quello che c'è nella mia stanza. Non una porta, non una tapparella, non dei muri, non una camera. Ecco perché ti abbiamo messo un anno. 20.000 like. Lo facciamo sulla camera? Nel cameraman. Nel cameraman. Col cazzo.